Eccoci, buonasera Marco, buonasera Alessandro Di Battista, buonasera. Appunto del direttorio, lo possiamo chiamare ma così, insomma, del Movimento 5 Stelle. L'abbiamo sdoganato questo termine, del Movimento 5 Stelle. La situazione in aula è che si riprenderà alle 21.30, si andrà avanti probabilmente per tutta la notte fino all'alba e saranno votazioni tutto sommato, tra virgolette, tranquille, visto che tutte le opposizioni hanno deciso di non partecipare a queste votazioni. Renzi su Twitter dice che comunque queste riforme saranno sottoposte al referendum e quindi alla volontà dei cittadini e sfida quello che chiama il comitato dei no, Grillo, Brunetta, Salvini eccetera. Voi che siete sempre per la partecipazione dei cittadini, perché non accogliete questa sfida? Qual è la sfida? Il referendum? Il referendum chiaramente se ci sarà voteremo come tutti i cittadini, però come dire, siamo proprio nell'epoca della mistificazione, Renzi è soltanto chiacchiere e conferenze stampa. Noi abbiamo presentato 2.000 emendamenti, gli abbiamo proposto il dimezzamento dei parlamentari, il dimezzamento degli stipendi dei parlamentari. Noi del Movimento 5 Stelle, come lei sa, ci tagliamo lo stipendio e vorremmo che lo facessero tutti. Gli abbiamo chiesto di inserire un referendum propositivo senza quorum per permettere ai cittadini comunque di lavorare, di proporre, di fare proposte, di poter inserirsi nella vita politica. E questi del PD dicono sempre no, scatenano delle risse in aula e poi provano, utilizzando certi mezzi di comunicazione spesso eccessivamente compiacenti, a far passare le bugie per verità, no? Dire quello che è successo in aula. Io dico, ma vi sembra un'atmosfera da costituente? Tutte le opposizioni fuori, tra l'altro tutte le opposizioni sommate rappresentano dal punto di vista numerico dei voti delle elezioni febbraio 2013 il 53% dei voti. Non vi dimenticate che il Movimento 5 Stelle nel febbraio 2013 ha preso alla Camera più voti del Partito Democratico e oggi queste riforme costituzionali alla Camera stanno passando grazie, lei lo sa, a un premio di maggioranza del Porcellum incostituzionale, cioè questa è una maggioranza abusiva che si riforma la Costituzione, cioè non è un decreto legge normale, una legge delega, è la Costituzione della Repubblica Italiana da soli e grazie a un premio di maggioranza abusivo, con un premier che li ricatta. Cioè, Di Battista, mi faccia dire solo una cosa. In aula o nel transatlantico deputati del PD mi si avvicinano e mi danno ragione, a me e agli altri colleghi del Movimento, avete ragione, questa è una schifezza, l'Italia come uguale al porcello. Però la votano perché arriva Renzi di notte e gli dice o la votate oppure vi faccio andare ad elezioni e molti hanno, purtroppo è questa la realtà, paura di perdere la poltrona e con la poltrona 14.000 euro al mese. Senta, ascoltiamo l'ultimo appello che è stato fatto in aula dal PD anche a voi del 5 Stelle e poi lo commentiamo insieme. Speranza. Noi abbiamo i numeri per andare avanti anche da soli, ma io penso che questo sia un errore per noi, sia un errore per la democrazia italiana, sia un errore per le opposizioni. E per questo voglio fare un ultimo vero, sentito e profondo appello. Risediamoci immediatamente. Io vi chiedo di riaprire un confronto possibile. Siamo arrivati ad un millimetro dal risultato. Noi siamo disponibili. Aspetta che non ci abbiamo... Eccoci, Di Battista, voi in conferenza stampa tra l'altro avete lanciato delle accuse a Roberto Speranza che vi avrebbe quasi suggerito, avete detto, di fare caos in aula? Beh, l'ha detto la capogruppo Fabiana Dadone, che è una cittadina eccellente e onesta, per cui se l'ha detto è vero, io non l'ho sentito, io ero stato espulso dal presidente Giachetti in quanto cantavo onestà onestà in aula, insomma ci sono lobbisti. Però non lasciavate parlare gli altri? C'è stato un momento in cui, nel momento in cui, vedete, viene decretato una fiume, non ti accettano nulla, neanche ti danno il tempo di discutere un emendamento in una fase costituente, cantare onestà mi sembra il minimo, ripeto. Cioè, può essere violenza questo quando in Parlamento ci sono condannati, inquisiti, piduisti, c'è l'autista di Raffaele Cutolo, il camorrista questo che ha fondato la nuova camorra organizzata. Ce l'ha già detto l'altro giorno. Lo so, però più le diciamo queste cose, andrebbe, quando voi ospitate qualcuno in TV, bisognerebbe nel sottopancia scrivere il carico pendente, uno indagato, uno inquisito nel Mose, allora, condannato per finanziamento. Allora, scriveremo incensurato, le chiedo. Le altre opposizioni da martedì andranno da Sergio Mattarella. Voi ci andrete e condivide le accuse che sono arrivate dal vostro blog, da Beppe Grillo, dice che i silenzi di Mattarella sono peggiori degli appelli di Napolitano. Beh, io su Mattarella dico una cosa, no? Mattarella non ha avuto i nostri voti, però io lo rispetto come presidente.
Però è pur vero che va messo alla prova dei fatti e delle firme. Io dissi all'inizio, dopo che lo hanno eletto, che andrebbe giudicato dopo la firma sull'Italicum, che è la legge elettorale che presenta gli stessi vizi di incostituzionalità del Porcellum, che lui stesso bocciò quando era giudice della Corte Costituzionale. Questo è un momento in cui il Presidente della Repubblica non può stare in silenzio in una fase costituente in cui ci sono risse in aula, ci sono deputati anche anziani, con il massimo rispetto, che non ce la facevano fisicamente a leggere un emendamento, che si addormentavano sui banchi, persone che si sono sentite male, due in infermeria per la rissa PD-SEL, l'hanno fatta la rissa il PD-SEL perché passano le... alcuni hanno detto che c'entriamo noi, non c'entriamo niente, cioè le sembra un clima adatto, ecco, dal punto di vista soprattutto metodologico, perché poi il Presidente della Repubblica non può entrare, o meglio, potrebbe entrare nel merito delle riforme, però metodologico dovrebbe parlare, anche perché lui ha una cultura da giurista innegabile, per cui chiederemmo con il massimo rispetto che insomma parli, perché se resta in silenzio evidentemente si dimostrerà come uno come tutti gli altri. E allora vedremo se accoglierà il vostro appello. Grazie ad Alessandro Di Battista, la linea torna allo studio.